Ciao Bimbi, nuovo spunto riflessivo venuto fuori adesso, quindi è direttamente il vlog dopo la lezione con Giulia. Questa lo chiamo tra moglie e marito, puoi mettere il dito. Cosa vuol dire? Allora, si parla sempre di pentatoniche. Anche con Giulia stiamo affrontando il discorso delle pentatoniche e stavamo guardando il box, quello che io preferisco di più, ovvero il quadratone e come sfruttarlo. Ho creato una base alla volée in re minore. Ok? Quindi abbiamo la tonica, la terza minore, la quarta, la quinta, la settima minore e l'ottava. Ok? Molto molto semplice il giochino. Quindi ripetiamo: re, fa, sol, la, do, re. Discendente è quello che abbiamo appena fatto, quindi re, do, la, sol, fa, re, che si può applicare anche in discendente un'ottava sotto, che è la stessa roba. Si trasforma in. Poi scendevamo sul Fa, sulla terza minore. È la stessa roba. Allora, cosa vuol dire tra moglie e marito puoi mettere il dito? Questo è un pattern che si articola tutto con indice e anulare. Ok, se facciamo un accompagnamento qui, possiamo fare. Okay, sfruttare indice anulare. Ma dato che abbiamo un medio libero, possiamo metterla come nota cromatica. Nota cromatica, non nota di fermo, perché sono sempre note abbastanza out su un accordo di re minore, quindi occhio, però cromatico ci sta. 3, 4. Ora ci viene da pensare che funzionando bene qui, lo possiamo applicare su tutti quanti i pattern, essendo simmetrici, sempre indice anulare, e quindi ne abbiamo diversi, abbiamo la settima all'ottava, settima tonica, la terza minore e la quarta, poi la quarta e la quinta, e la settima minore e l'ottava. Quindi lo possiamo mettere un po' ovunque, purché sia sempre cromatico. Ora lo metto anche tra la quarta e la quinta. Tra la terza minore e la quarta. Vedete, funziona? Naturalmente potete usare tutte le ritmiche che volete, tipo. A me piace molto vederla come se fosse un discorso a botta e risposta. È molto carino se lo vede così, anche creare un groove, perché sembra un dialogo tra due persone. Mi viene sempre da pensare a moglie e marito che litigano tra di loro, no? Tipo. Questo è il marito, incazzato nero, perché la moglie gli ha chiesto di andare a fare spesa. O meglio, gli sta per chiedere di andare a fare spesa. Vai a fare spesa? Non ne ho voglia. Vai a fare spesa? Non ne ho voglia. Tipo, ci manca il pane. Ci manca il pane. No, non ci vai tu. Ci manca il pane. Perché non ci vai tu? Ci manca il pane, cazzone. Vai a fare spesa. Non ne voglia te la tua mamma. Siete proprio due scassati. Eccetera. A me piace e quindi la vedo sempre come un dialoghino, no? Perché perlomeno per una volta, lavorando sul grave, abbiamo ragione noi, i mariti.
Quindi ragazzi, questa pillola didattica è per voi. Tra moglie e marito puoi mettere il dito in questione è questo, guarda caso, e funziona benissimo, perlomeno a me piace, sugli accordi minori, sugli accordi maggiori, ma fatevelo tornare e funziona anche lì. Alla prossima, ciao!